Praticamente diffondeva notizie false, tra l'altro quasi naziste, quasi fasciste. Tutte contro gli immigrati, diciamo. Tutto contro gli immigrati, tutte notizie false, e racimolava più o meno un 5.000 euro al mese diffondendo questa merderia sulla rete. La cosa scandalosa, lo scoprirete nel caso, è che la gente se le beveva tutte. Quindi tanta gente diffonde poi informazione falsa, scritta da ragazzini di 20 anni, quasi 20 anni aveva sto ragazzo qua, pur di guadagnare 2 o 3 soldi, che tra l'altro 5.000 euro al mese sono un bel prendere. Sono più di 2 o 3 soldi. Cazzo, quasi un quarto del nostro stipendio, ragazzi. Quasi ci faccio un pensiero io. Paolo, non sei sulla chat dello zoo, è la realtà. Sì, io ci credo. Sentiamo il caso di questo ragazzo di 20 anni. Cosa? No, è stato intervistato dall'Espresso e ha raccontato un po' la sua vicenda, che è abbastanza emblematica di tutto il discorso sulle fake news che si sta facendo anche in questi giorni in Parlamento. Perfetto, dico loro, poi lo dicono, scusa. Madonna mia, loro si indignano. Sentiamolo, vai, il caso. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. 4 tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare. Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile. Gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di merda. Ma no, come? No! Se lo meritava un pelo, dai. Pazzesco. Pazzesco. Pensa, lui è uno chissà su quanti migliaia che fanno uso dei social network in questo modo, no? Sì. Per diffondere notizie false.